Allora, voglio insistere un po' con quel concetto di istituzione, dove eravamo arrivati. Voglio che vi convinciate, poi magari faremo qualche esercizio la prossima settimana, o qualche scritto, su qualche scritto, voglio che vi convinciate di una cosa che ho detto molto velocemente, che se voi avete, questa è una spira vista di lato, se voi avete una spira così, e immaginate che la corrente stia, che sto entrando di qua e diciamo viceversa, anche esce di qua e entra di qua, questo sia l'asse della spira, pensate a una spira circolare. E se qualcuno vi chiede com'è il campo magnetico al centro, sapete già il valore. Se qualcuno vi chiede il campo magnetico a un certo punto, cosa dovete fare? Beh, questo punto qui, questo è un punto matematico e voi dovete chiedervi cosa vi dice il biosservare. Mi dice, mancato la mira, cosa vi dice il biosservare? Che il campo magnetico a questo punto dovete pensare al versore UDR che va dall'elemento di corrente al punto matematico e poi chiedervi, ok, l'elemento di corrente pensato come un vettore, poi fate il prodotto vettore con il versore che va dall'elemento di corrente al punto matematico, dividete per, diciamo, la distanza al quadrato, quindi questa è la distanza al quadrato, e quello è il contributo di questo signore. Poi dovete integrare, ovviamente moltiplicato per la costante, costante magnetica del sistema internazionale, si scrive così, la mettete qua e ovviamente dipenderà dalla corrente, no? Poi integrate su tutto il circuito e avrete il valore del campo magnetico in questo punto, d'accordo? Quindi in particolare questo singolo pezzo, qual è il campo magnetico? Il vettore, la corrente esce di qua, il versore se ne va giù così e vedete che il campo magnetico in questo punto è una freccia, che facciamo magari giallo, è una freccia che così avrà un certo modulo che non sto in questo momento a cercare di caratterizzare la distanza, la direzione. Immaginate l'elemento di corrente qua su da questo contributo qua, l'elemento di ripetaio dall'altra parte del cerchio. Quindi che sia chiaro, questo è il cerchio, ho fatto questo elemento di corrente, adesso c'è questo qui, dall'altra parte. Questo qui, in questo momento, dovete pensare al versore che va dall'elemento di corrente al punto, quindi lui punta in questa direzione, ecco qua il versore, questo è il versore. E adesso la corrente sta entrando, quindi dovete un po' attorcigliare il vostro corpo, chi ha reumatismi come me, questa è la corrente che sta entrando, il versore è così e vedete che il campo magnetico è il mio pollice ed è così, okay. E siccome la distanza è la stessa, se disegnate un vettore lungo tot qui dovete fare lo stesso modulo, ovviamente gli angoli sono 90 gradi su questi, quindi la risultante di questo contributo, cioè il campo magnetico in questo punto creato da questi due che sono dei ripetai, e la risultante di questo potete vedere, se fate il disegno per bene, cosa che più o meno vi è riuscito, che la risultante è così. Quindi potete capire che per ogni coppia di ripetai avete sempre una componente lungo l'asse della spira. D'accordo? Cercate di capire com'è il campo magnetico in questo punto, convincetevi che sarà pure in quella direzione. Basta che voi vi mettiate fuori dall'asse di simmetria e questo punto matematico è più vicino a questo ed è più distante da quello. Quindi le frecce saranno uno più lunga dell'altra e quindi la risultante sarà storta, non sarà più sull'asse di simmetria. Dovete fare questo disegno e porvi a questi tipi di domande che sono semi quantitative, cioè sono qualitative, d'accordo, ma c'è un minimo di tentativo di dire questo punto è più vicino e quindi la freccia B avrà un modulo maggiore della freccia B che devo disegnare dovuto a questo contributo, perché è una distanza diversa. Cercate di immaginare cosa succede, d'accordo? E in effetti sapete già realmente cosa succede, perché l'abbiamo disegnato migliaia di volte.
Quindi questo è la linea di campo, quindi la linea di campo, la bussola qua è orientata proprio in questa direzione. Poi è chiaro che ci si mette fuori asse e la bussola non è più lungo l'asse. In questo punto la bussola è in questa direzione. Qua la bussola è così, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sapete che deve, non sarà più assiale. Va bene. Supponete che in questo punto io metto una seconda spira. O una terza spira, o n spire, magari sono molto strette, oppure io considero un punto matematico che è così distante, che è molto più distante dello spessore complessivo di questa specie di panino di spire. E io vi chiedo qual è il campo magnetico in questo punto. Ovviamente sarà pure lungo l'asse, ma dovete capire, convincervi, che se queste spire sono tre spire, tutte quante con la corrente, ho disegnato male, quindi lo cancello, perché voglio che sia chiaro. L'ho accennato l'altro giorno, però ho l'impressione di non essermi espresso molto. Immaginate cosa ho detto, che qua la corrente esce, corrente entra, sono due correnti uguali, due spire indipendenti per il momento, due spire indipendenti, circolari, coassiali, che, dove c'è la stessa corrente che sta girando, la corrente I. E io chiedo qual è il campo magnetico qua? Dovreste riuscire a sentire nella vostra pancia e convincervi che il campo magnetico qua, sì, sarà lungo l'asse perché questo punto è sull'asse simmetria, ma il campo magnetico sarà doppio di quello creato da una sola spira. Ok? Perché ho due sorgenti di campo magnetico. Se io riuscissi a compattare in questa zona 10 spire, 100 spire, qua avrei 10 o 100 volte il campo magnetico. Quindi, questa è la cosa che ho detto l'altro giorno. Allora, c'è un modo pratico per far questo, che a cui forse ho accennato. Invece di fare n spire, così, magari due spire o tre spire indipendenti, si fa il solenoide, cioè si prende un filo e lo, adesso il disegno magari riuscirà un po' per modo di dire, proviamo a fare il disegno e poi lo commento. Facciamo prima il filo. Ok, prendete un unico filo e fate così, ovviamente sono avvolgimenti, cioè sto cercando di fare questa cosa qua. Va bene? Poi lo schiaccio questa fisarmonica in modo da ridurre questa inclinazione. Vedete, sono molto inclinati perché deve avanzare, no? Deve avanzare questa specie di elica. E lo schiaccio. Ovviamente nello schiacciarlo si pone il problema tecnologico. Io voglio che questo sia in qualche modo, qua ho fatto forse un giro, un avvolgimento di troppo, perché volevo farne tre, no? Quindi uno, due, tre e poi raddrizza. Uno, due, e qua ne ho fatto uno troppo poco, capite spero. Quindi uno, due, e devo farne un terzo. Okay, e poi farlo così. L'idea è che quando io manderò una corrente qua, questa corrente si ripropone tre volte. Quindi questi tre avvolgimenti sono come, con un certo grado di approssimazione, equivalenti, con un certo grado di approssimazione, a tre spire indipendenti. Queste sono tre spire indipendenti. Questo è un filo che è avvolto in modo da creare l'equivalente di tre spire indipendenti. Notate però che qua c'è un'inclinazione, non vi pare? Che non c'è qui. Quindi il campo magnetico a rigore non è proprio quello, però poi cosa fate? Schiacciate, cercate di schiacciare questa fisarmonica per ridurre l'inclinazione. Ma si pone il problema tecnologico, avevo detto questa frase e poi ho voluto precisare. Quale? Che quando io le schiaccio questo, voglio evitare di fare, che se questo è rame e questo è rame, non voglio che quando li schiaccio, provo a disegnarlo, quindi anzi rinuncio a farlo perché non sono così bravo a fare questi disegni, quando lo schiacciate non volete che questo rame tocchi questo rame, non volete fare
quello che si dice un cortocircuito. Quindi questo metodo di costruire l'equivalente di tre spire indipendenti, uno deve prendere un filo con la guaina isolante. Quindi dovete prendere il filo e essere certi che ci sia una guaina isolante, qualcosa che isoli. Questo è il rame, d'accordo? E quando fate gli avvolgimenti e i fili si toccano, in realtà non c'è un cortocircuito, il rame non tocca il rame, c'è uno spessore di isolante in mezzo, d'accordo? Quindi quando voi costruite un solenoide, perché questo di fatto è il discorso del solenoide, se prendete un filo di rame nudo e l'avvolgete così, lasciando spazi proprio come una molla, no? Funziona! Ma se la schiacciate e mettete rame contro rame, non funziona più come un solenoide, quindi dovete tenere lo spazio come si fa con l'isolante. Però tenendo lo spazio non riuscite mai a eliminare completamente l'inclinazione, quindi è sempre un po' approssimazione. Quindi uno inventa il concetto, si ha dei buoni motivi con i calcoli di riuscire a dire, io parlo di un solenoide ideale, è un solenoide ideale e di un avvolgimento dove questi problemi di avere l'inclinazione come se non ci fossero, ok? E quindi un solenoide ideale è veramente equivalente ad avere n spire indipendenti. Quindi il solenoide ideale è proprio un oggetto con tutti questi accorgimenti tecnologici che sono fatti finta che non ci siano, è proprio un avvolgimento molto stretto con un certo numero di avvolgimenti. Mi sono stufato, mi fermo qua. Immaginate che questo sia lungo L, quindi questa distanza qua, questa distanza qua la chiamiamo, che so, L, uso il simbolo piccolo per non confondere con la L maiuscolo, che per noi è il coefficiente di autoinduzione. E supponete che ci siano N avvolgimenti, d'accordo? N avvolgimenti. Va bene, andiamo avanti un po' a gradi. Quindi immaginate qua che io ho la mia spira 1 e immaginate che la mia spira 1 sia fatta di tanti avvolgimenti. Tanti avvolgimenti. Magari questa spira 1 e ho N1 avvolgimenti. Immaginate qua ho una spira 2, per il momento è una spira semplice. E vi chiedo qual è il coefficiente di mutua induzione. Allora, il flusso attraverso la 2 dovuto alla 1 è proporzionale alla corrente che c'è nella 1. Quindi qua immaginate di avere una corrente, ma la corrente sta girando in questa spira a multipli avvolgimenti. Quindi questa spira a multipli avvolgimenti è equivalente ad avere, se qua ho N1 avvolgimenti, è equivalente ad avere N1 spire qua, tutte con la corrente I. Quindi è chiaro che io cosa dovrò fare? Dovrò fare, viene in principio, il flusso attraverso la superficie 2, d'accordo? Del campo magnetico creato dalla 1, prodotto scalare, l'area della superficie 2, d'accordo? Ma il campo magnetico creato dalla 1 è N1 volte più intenso. D'accordo? Perché ho un campo magnetico qui che è n volte più intenso di quando ho una spira. Quindi dovrebbe essere evidente a voi che il coefficiente di mutua induzione, andiamo per gradi, va, che il flusso attraverso la 2, quando qua c'è n1 avvolgimenti, facciamo, non so, una cosa del genere, è uguale a n1 volte il flusso che c'è attraverso 2 dovuto a la 1 quando c'è una sola spira, cioè n1 volte più grande il flusso, perché questo è n1 volte più grande. Quindi capite che il coefficiente di mutua induzione è uguale a n1 volte, qua mettiamo con n1 spire nel circuito 1, è n1 volte il valore che aveva quando avevo una sola spira. Siamo d'accordo? Però adesso voglio riprendere il discorso che avevo fatto l'altro giorno. Immaginate che nella spira 2 ci sia pure una spira che è fatta con N2 avvolgimenti. Quindi, qual è la superficie adesso nella 2? Qua, questa superficie, qual è?
sembra avere un'area efficace che è uguale a questo, cioè un'area diciamo apparente, però ha un'area efficace che è più grande. Vi ricordate il discorso? È molto importante questo. Vedrai il foglietto di carta, spero di non averlo buttato via. Ho buttato via il foglietto di carta, mi seccherebbe, eccolo qua. Quando ho il campo magnetico, se ho un campo magnetico uniforme che va dal pavimento al soffitto, e questo, uno di questi rettangoli ha area A. Questo adesso è una spira che ha 2A di area, a parte il piccolo contributo di punticello. Quando avvolgo e faccio così, questa spira ha comunque un'area efficace di 2A. Però l'area apparente è di A. Sembra avere area A, ma in realtà ha un'area doppia, d'accordo? Va bene? Quindi, se questo ha un'area apparente, cioè se volete il diametro della spira, uno dice, qua è area A, A pi greco, R quadro. In realtà, per il fatto che la superficie efficace è questa superficie, quella della pellicola di sapone, per intendersi, quell'area in realtà è N due volte più grande dell'area apparente. L'area efficace è N due volte più grande. Quindi, in realtà, la notazione è un po' brutta, ma dovete capire che se questa situazione ho N1 spire qua e N2 spire qua, il nuovo coefficiente di mutua induzione è N1 per N2 per il coefficiente di mutua induzione quando avevo un spire semplici. Quindi spire semplici. Pensateci, se aumento le spire qui e immagino che la corrente sia qui, il campo magnetico è n volte più intenso. Quel campo lì, quando viene a avere un flusso qua, se questa spira ha un'area efficace che è n due volte l'area apparente, quella superficie ci sarà un flusso che è n due volte più grande, d'accordo? Quindi pensateci, l'ho scritto ma non l'avevo l'altro giorno forse detto con sufficiente chiarezza, spero che sia chiaro. Pensateci, questa area qua dovete pensarlo come, anzi faccio aree circolari, visto che sono spire circolari, il mio foglio di carta è quadrato, quindi questa è una spira circolare, questa è un'altra spira circolare, un'altra spira circolare, un'altra spira circolare, ne faccio solo alcune. Questa spira ha un'area apparente di A, però in realtà sono l'area efficace è di 4A, quindi se io attorciglio e poi infilo, ho quattro spire, una spira di quattro avvolgimenti che è equivalente alla spira aperta così con un'area 4, quindi avere N1 avvolgimenti equivale ad avere un'area efficace che è N2 volte l'area apparente, ok? Avere un avvolgimento qua con N1 avvolgimenti è equivalente ad avere N1 spire, quindi il campo qui è N1 volte più intenso e quel campo viene il flusso di quel campo è attraverso un'area che è n due volte più grande, quindi il coefficiente di mutua induzione è n1 per n2, quello che si avrebbe se qua ci fosse una spira semplice e qua una spira semplice. Ok, è chiaro a tutti? C'è qualcuno che non ha capito? Facciamo adesso per evidenziare questo un bel esempio. Facciamo il calcolo o almeno una stima del coefficiente di autoinduzione di un solenoide ideale. Vi devo dare una formuletta che non ho tempo di giustificare con i calcoli, lo trovate in tanti testi, ma una formuletta che a me basta che la sappiate e che più o meno capite da dove viene. Se questa è una spira e questa è un'altra spira a una certa distanza, immaginate per il momento che siano spire indipendenti.
qua c'è una corrente che esce, qua una corrente che entra, questo è l'asse della spira. È ragionevole che i punti che sono sull'asse, il campo magnetico è sull'asse, convincetevi di questo. Convincetevi di questo. Convincetevi che in questo punto ho il contributo di questa spira, ma ho il contributo anche di quello. Il campo sarà sull'asse. In questo punto la stessa cosa, sarà sull'asse, in questo punto sarà sull'asse. In un punto che è vicino a questa spira qua, dovete immaginare che le linee di campo saranno dominate in qualche modo da questa spira. Analogamente qua. Poi però uno ha una cosa un po' del genere. Molto alla mano libera, Molto alla mano libera. Convincetevi che ha un aspetto del genere il campo magnetico. Ok? Convincetevi che ha una cosa del genere. Quindi avrete delle linee qua che sono così. Convincetevi che ha una cosa del genere. E anzi, vi dico una cosa, purtroppo ho dimenticato di guardare la rete stamattina, già ieri nella classe avevo il lapsus. C'è qualcuno forse l'ha visto, in laboratorio, tante volte, c'è un dispositivo di questo tipo, dove hanno un avvolgimento stretto qui, e hanno un altro avvolgimento, hanno due avvolgimenti molto stretti, magari questo ha raggio R, e a distanza R, a distanza del uguale al raggio, ce n'è un altro. E questo tipo di setup è una parola inglese, setup vuol dire disposizione, setup, si riesce a creare c'è una zona qua, come potete vedere anche qui, c'è una zona dove il campo magnetico è abbastanza uniforme, con un certo grado di precisione, non lo è, non è uniforme, però entro il 10%, il 20%, un valore che può essere accettabile per molte misure, è ragionevolmente uniforme. Purtroppo non mi ricordo questo, qualcuno l'ha mai visto? Qualcuno che ha fatto elettrotecnica? Credo che si chiamano le spire di Helmholtz forse. Lo stesso Helmholtz nel famoso teorema di Helmholtz dei campi vettoriali, no? Che dice che per caratterizzare un campo vettoriale bisogna sapere come diverge e come ruota. Ecco perché ci sono quattro equazioni di Maxwell, bla 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 bla. Quindi, vedete dal disegno che la quale linee, almeno vicino all'asse, corrono quasi parallele. Allora, l'idea del solenoide è per l'appunto il solenoide ideale. Io faccio l'affermazione che per un solenoide ideale, quindi qua lo disegno molto molto cialtronescamente, le linee di campo qua in mezzo, cioè dovete immaginare un volume, se queste sono delle spire circolari, di sezione circolare, quindi avete usato un profilo, un cilindro per fare l'avvolgimento e non un rettangolo, potete fare avvolgimenti di qualsiasi forma. Io sto parlando così, molto molto semplice, immaginate il volume che corrisponde a un cilindro sulla quale avete fatto gli avvolgimenti. A livello pratico le linee di campo sarebbero una cosa del genere, che è un po' una generalizzazione di questo. All'interno, vabbè, avete la linea lungo l'asse, poi avete c'è una ottima uniformità all'interno, quindi disegno una serie di linee, tutte abbastanza equidistanti, mandando un messaggio, che è un campo abbastanza uniforme all'interno. E mi sono stufato. Poi queste ovviamente, perché le linee di campo magnetico sono di tipo, il campo magnetico è solenoidale, la divergenza è zero, e quindi questa linea qua deve uscire e chiudersi, deve uscire e chiudersi, quindi queste linee escono e si devono chiudere, d'accordo? Devono uscire e devono chiudersi, ok? Questo è quello assiale, che a rigore, vabbè, non ho disegnato un numero dispari di linee, capite cosa sta succedendo. Allora, l'affermazione è che se voi fate un avvolgimento di questo tipo, con un certo grado di approssimazione, se voi state lontano da dove finisce, vedete dove si finisce, le linee devono aprirsi, no? Si devono aprire. Se voi state lontani da dove finisce,
e avete una zona in qualche modo fiduciale entro la quale noi possiamo dire che il campo ha una notevole uniformità. Può essere resa arbitrariamente precisa questa affermazione restringendo, se volete, la zona fiduciale, allontanandomi da dove finisce l'avvolgimento. Questa era un po' l'intuizione, che io posso asserire che qua dentro ho un campo di una certa uniformità. E il concetto di solenoide ideale è questo, che all'interno il campo è uniforme e vale questo. Vale mu0, la corrente I, attenzione, qua non c'è nulla dentro, è aria, è vuoto questo solenoide. Per una n piccolo, dove n piccolo è chiamata la densità degli avvolgimenti, dell'avvolgimento, sarebbe dell'apostrofo avvolgimento. Non ho mai capito sta regola in italiano. È del senza o c'ha è due L con l'apostrofo? Densità dell'avvolgimento, cioè se in pratica prendete un solenoide che ha una lunghezza L e ci sono n avvolgimenti, quella densità di avvolgimento è n diviso la lunghezza del solenoide. Ok? Quindi a rigore un solenoide ideale è un solenoide infinitamente lungo, quindi non potete avere parlate di densità degli avvolgimenti. In un solenoide reale, dove avete un oggetto lungo, che so, 80 cm, 1 metro, dove avete fatto 10.000 avvolgimenti, di filo molto sottile, quindi il diametro del filo è sottile e dovete farne tante, ovviamente il filo è laccato e c'ha una guarnizione, c'ha un isolante, il filo c'ha l'anima e poi c'è la guarnizione isolante. Fate un, cioè, non so, 10.000, 1.000 avvolgimenti. Quello è un solenoide reale, non è un solenoide ideale. Un solenoide ideale è uno infinitamente lungo, con avvolgimenti così stretti che l'avvolgimento non ha un'inclinazione, ma è proprio dritto per essere più similare possibile a spire messe coassialmente. Quello è un solenoide ideale. Un solenoide reale, uno metterebbe questa forma qua. Questo è un solenoide reale con l'approssimazione che sia ideale. Quindi un solenoide reale, voi dite che è circa questo, perché questo è il valore ideale. Un solenoide reale all'interno, in una zona opportunamente fiduciale, lontano da dove il solenoide inizia e finisce, voi potete dire che all'interno è circa uguale al valore ideale. D'accordo? Questo è un po' il modo di ragionare. Ok, calcoliamo i coefficienti di mutua induzione di un solenoide. Attenzione, questo non è un circuito, dove lo disegno? Uso questo disegno che ve l'ho fatto. Questo non è un circuito. Perché non è un circuito? Perché non è una curva chiusa, quindi dovete chiuderla. Questo è un circuito. E io voglio, quindi questo circuito individua una superficie. Quale, ce ne sono un'infinità di superfici, ma pensate a quella tesa come, ripeto, la pellicola di sapone, che è così, pianeggiante fuori, e poi quando qua dovrà fare il gioco che, anzi l'altro giorno, ieri, mi è venuto in mente che c'è un dispositivo che devo ricordarmi di portare, o prendere uno, che è molto migliore di questo. Io ho bambini piccoli, quindi per evitare che loro beccano il sole in macchina c'ho il parasole, quello che si attacca con ventoso. Esatto, avete magari quelli che io sono di forma tonda, potete trovare i rettangolari, ma quando li comprate non sono mica grandi così. Come sono? Sono impacchettati in un sacchetto piccolo e quindi voi lo attorcigliate e lo piegate. E la superficie di sapone è il materiale che intercetta la luce. Quindi quando lo aprite avete una grande superficie apparente. Ma quando lo attorcigliate e lo chiudete, ecco che la superficie apparente è più piccola, e la infilate nel sacchetto. Ma in realtà la superficie è la stessa, perché no?
Quindi quello è un oggetto più convincente, mi sono compiaciuto ieri di essere venuto in mente, perché credo che alcuni di voi stanno sorridendo perché lo vedono meglio, d'accordo? Pensate proprio a quella cosa, proprio perfetto, perfetto. Quindi avete questa superficie, è una grande superficie, non fatevi ingannare la superficie apparente, questa parte piatta oppure la sezione, c'è una grande superficie, d'accordo? Allora, qual è la superficie del solenoide ideale? Allora facciamo una stima, la superficie qua dentro ci sarà un campo magnetico, eccolo qua, qual è l'autoflusso? Qual è l'autoflusso? Perché per calcolare il coefficiente di autodivisione cosa dovete fare? Dovete calcolare l'autoflusso. Cosa si intende autoflusso? Se questa è una spira ed è percorsa da corrente, ci sarà un campo magnetico, è d'accordo, l'abbiamo capito, c'è un campo magnetico. Beh, pensate a questa superficie qua. Questa superficie qua ha un flusso del campo magnetico creato dalla spira stessa, si chiama autoflusso. E l'autoflusso è proporzionale alla corrente che circola e il fattore di proporzionalità si chiama L. Io voglio calcolare L. Ok? Quindi il primo passo è calcolare l'autoflusso. Quindi questo è il campo magnetico della spira. Quanto vale? Vale questo. Ok? Questo è il campo magnetico. Devo fare il prodotto del campo magnetico per l'area. Quindi l'autoflusso è molto uguale, è semplicemente uguale. È una stima questa. È una stima. È il campo magnetico, quindi è mu0 i n diviso la lunghezza, questo è il campo magnetico e devo moltiplicarlo per l'area efficace, non l'area apparente. Se questa è una spira di sezione, se questo è un solenoide di sezione circolare, magari questo solenoide ha un raggio R, quindi questa è la sezione circolare, ha un raggio R. Qual è l'area apparente? L'area apparente è pi greco r quadro. Ma qual è l'area efficace? È per il numero di avvolgimenti, no? Quindi l'area efficace è n il numero di avvolgimenti per pi greco r quadro. Quindi questa è l'area apparente e questa è l'area efficace. Vedete come l'autoflusso, scriviamo, mu0 n al quadrato, interessante questo, pi greco r quadro diviso l tutto per i. Ho messo la i qua perché? Perché questo qui è il coefficiente di autodiluzione, no? Guardate come il numero di avvolgimenti entra due volte. Entra una prima volta perché il campo magnetico all'interno è n volte, se volete, quello che avresti al centro di una spira. Al centro di una spira sarebbe mu0i diviso 2r, il raggio della spira. Ma avete n spire, quindi il campo n volte più intenso. L'altro n viene, dov'è? Questo n è dovuto al fatto che ho un campo magnetico n volte più intenso di una spira semplice. Questo n viene dal fatto che l'area efficace è l'area apparente moltiplicato n volte. Quindi, in un certo senso, voi dovete immaginare che se questo disegno è un po' compromesso, troppa roba, immaginate, non so, questo solenoide qua. Questa è una linea di campo. Allora, un altro modo per vedere l'area efficace è di chiedervi, questo è un altro modo per pensare a questo numero, a me piace pensarla così, come area efficace, perché aprendolo ho n aree, ho l'area apparente moltiplicato n volte. Un altro modo per raccontare a voi stessi come mai c'è una n lì, e dovete chiedervi quante volte, quanti avvolgimenti ho fatto qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 più o meno, difficile contare tra 5 o 6 più. Questa linea di campo quante volte taglia la superficie? La taglia 6 volte. Buca qua, buca qua, buca qua, buca qua, buca qua, buca qua. Giusto? Pensate al disegno che avevo fatto ieri, dove avevate il cos'era quel disegno?
voi che avete il foglio davanti a voi, facevo l'incrocio, prima lo faccio, poi lo collego. Prima faccio la versione originale e poi attorcio. Ok? Pensate a questo disegno qua, di ieri. Questo è un elemento di area, questo è un elemento di area. Il campo è qui e anche qui. Cioè state pensando che questa è la linea di campo che buca una volta la superficie e la buca una seconda volta. Pensate alla linea di campo, buca, 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 buca. Buca, 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 buca. Ogni volta che buca c'è una N qua. Questo è un altro modo di raccontarlo. Quello più rigoroso secondo me è quello dell'area efficace. Ok, pensate di nuovo alla voce mia. Facciamo una breve pausa e andiamo avanti.